Dunque, ora il fico di Buffon. Il fico di Buffon è una cosina che attraverso l'ironia, che è sempre collocata dal punto di vista che parte dal basso, il poeta gioca con il rapporto tra un grande uomo di cultura e il potere. E il grande uomo di cultura è il naturalista francese Georges Leclerc, conte di Buffon, e un suo furbo servitore. Un servo di Buffon doveva portare due fichi regalati al suo padrone, ma nella gola uno ne fe passare e con l'altro eseguì la commissione. Come faceste, o villanzone immondo, un fico ad ingollar che tanto estimo? Ed ei feci così, prese il secondo e gli fece passar la via del primo. Il servo di Buffon deve apportare due fichi regalati al suo padrone, ma nella gola uno lo fe passare e con l'altro eseguì la commissione. Testi contrapposti per argomento, povertà e agiatezza. Nel primo c'è la fatica, le difficoltà quotidiane, da cui si distilla goccia a goccia un'ispirazione intrisa di paura, dolore. Nell'altro, eseguito dagli amici del Chiassobuio, i semplici sogni d'agiatezza del povero si esauriscono nel caldo d'un camino, nell'abbondanza di un buon pasto, in un bel bicchiere di vino che metta un po' d'allegria nel cuore. E basta questo al poeta affinché la poesia si tinga di speranza. Povertà. Ditemi un po', come fareste, ovati, a trattar seriamente un argomento in mezzo a cinque figli indiavolati con le facce dipinte di scontento? Dentro un pentolo pallidi e slavati corron 10 fagioli e quasi spento fuma sul fuoco un tizzo. Gli ispirati versi quali saranno? Cruccio e spavento, versi che grideranno: per Dio mi tolgo delle persecuzioni che la natura mi manda dalla parte, ov'io mi volgo. Versi che sorti fuor dalla sventura nuoteranno sperduti in mezzo al volgo e a quello grideranno: salve, ho paura. Per l'arte, per l'effetto, volete il colorito, l'armonia, lo stile fluente, morbido, perfetto.
stanzetta dove sia la poltrona attaccata al caminetto, il fuoco scoppiettante d'allegria e il tavolo vicino col fiaschetto.